Allora, io mi chiamo Paola Ferradino, come avete sentito dalla presentazione, faccio parte dell'Istituto Comprensivo Gabelli, che fa parte a sua volta del 48esimo distretto scolastico di Napoli, che comprende i quartieri di Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria e Vasto. In particolare, l'area in cui si trova ad operare l'istituto è stata riconosciuta come area ad elevato tasso di immigrazione, perché noi siamo proprio a ridosso della stazione centrale. Negli ultimi anni i quartieri sopracitati hanno fatto registrare un notevole incremento della presenza di gruppi di diverse etnie. In questo contesto multietnico, multiculturale, multireligioso, la scuola Gabelli si propone di essere un punto di incontro e di confronto tra culture diverse, come è normale che sia, finalizzando alla conquista di valori, saperi e competenze utili sia ad orientarsi positivamente nella vita sia a costruire un futuro possibile per tutti. Nell'attuale anno scolastico sono iscritti 67 alunni extracomunitari e di questi 60 sono alunni cinesi. Negli ultimi anni ovviamente c'è stato un significativo aumento soprattutto degli alunni stranieri, ma in particolare, come abbiamo rilevato da questi dati, degli alunni di cinesi. Nell'anno scolastico 2003-2004 si è instaurato un primo rapporto con queste etnie, proprio ponendo in essere un corso di L2. Nel 2009-2010 c'è stato un corso PON, proprio fatto per scuole aperte, dal titolo Imparo l'italiano. E poi c'è stato un patto formativo nel 2010 con l'Istituto Orientale. Invece lo scorso anno scolastico è stato fatto un progetto dal titolo Apri la porta, che ha visto il coinvolgimento di 25 alunni stranieri di scuola primaria e secondaria di primo grado, per un totale di 300 ore di insegnamento in orario extracurricolare effettuato da gennaio a maggio 2012. Questa è la presentazione del mio istituto. Io però volevo riferirmi e collegarmi un attimo a quanto ha detto la collega Montanaro, perché ho visto il primo filmato che è stato proiettato e che parlava di alunni stranieri di seconda generazione. Noi nella nostra scuola, come nella sua, perché noi stiamo nello stesso territorio, anzi il nostro istituto è un corpo unico di fabbrica, diviso in due non si sa per quale motivo, burocratico, non lo so, e noi non abbiamo alunni di seconda generazione, noi abbiamo alunni che vengono dalla Cina e anche durante l'anno scolastico ci vengono portati nelle classi. Quindi mettetevi un attimo da parte degli insegnanti che qualche volta vedono l'alunno come una difficoltà ulteriore al proprio metodo di insegnamento. Quindi fare un piano personalizzato, creare i presupposti dell'accoglienza anche durante l'anno. E questo non è facile. Però io a questo punto vorrei porre l'attenzione sulla differenza della parola alunno e della parola bambino. Quando questi bambini vengono da queste realtà così diverse dalle nostre, noi non li possiamo considerare subito alunni, perché se ci mettiamo un attimo nei panni di questi bambini, noi dobbiamo renderci conto che loro vedono tutto un mondo diverso. Loro vedono degli adulti che non somigliano neanche fisicamente ai loro adulti, dei bambini loro coetanei che per la maggior parte dei casi non somigliano ai loro coetanei che hanno lasciato in Cina. Sentono un parlare diverso, vedono una grafica diversa, per cui vivono un disagio che noi dobbiamo colmare. Noi dobbiamo colmare prima il disagio dei bambini e poi pensare a farli diventare alunni, perché è un passaggio molto importante. Immaginate noi se fossimo proiettati improvvisamente in una realtà che non è la nostra, della quale non comprendiamo l'idioma, non conosciamo i piatti che mangiamo, non conosciamo le strade e
non conosciamo neanche l'ambiente che ci accoglie, ed è proprio sull'accoglienza che io vorrei porre un accento particolare, poi vi assicuro pochi minuti, concludo. L'accoglienza deve essere fatta in tutti i passaggi della scuola, iniziando da quella che è la segreteria. Devono essere fatti dei modelli bilingue per questi genitori o chi per essi viene a scrivere i bambini, che devono capire che cosa devono portare, quali documenti, perché spesso la relazione verbale non è semplice. Quindi dotiamoci di questi strumenti. E poi l'insegnante deve essere supportata da un capo d'istituto che deve essere accogliente e quindi aperto mentalmente verso queste realtà, dalle colleghe, ma anche dal personale, dai collaboratori scolastici. Cioè l'insegnamento non può essere una cosa fatta da un singolo individuo, è una collaborazione, la scuola deve essere un gruppo di gente che lavora per finalizzare il proprio intervento a questi modelli che devono essere di integrazione, di socializzazione, ma soprattutto come primo passaggio di accoglienza, e che sia la più soft, la più dolce possibile, affinché questi bambini e poi nel successivo passaggio alunni possano trovarsi a loro agio. Che non è semplice, ma può essere fatta. L'importante è trovare la chiave d'ingresso per ogni bambino, anche per i nostri bambini, quelli italiani, per tutti, perché la chiave d'ingresso giusta per ogni alunno, per ogni bambino, ci consente di relazionarci in maniera positiva e quindi ricevere qualcosa di positivo, perché tutti sappiamo che l'insegnamento è qualcosa che si dà, ma è anche qualcosa che si riceve. Grazie.